Il generale Angelo Pellegrini, già capo dell'antimafia di Giovanni Falcone, sarà presente all'Aquila mercoledì 12 ottobre nell'ambito del convegno per la legalità. Giovani imprenditori, cittadini tutti. L'iniziativa, organizzata da SDL Centro Studi con il patrocinio del Comune dell'Aquila, e si svolgerà all'Auditorium del Parco dalle 10 alle 13. Insieme al generale dei Carabinieri, che ha guidato la sezione antimafia di Palermo dal 1981 al 1985, al convegno interverranno padre Quirino Salomone, presidente della Fondazione Studi Celestiniani e direttore della mensa celestiniana, da tempo impegnato contro il signoraggio bancario, e l'avvocato Biagio Riccio. Saranno presenti anche Nicola Trifuoggi, vice sindaco del comune dell'Aquila, interverranno il presidente e direttore aziendale di SDL Centro Studi Piero Calabrò, ex magistrato, e Galileo Equizzi. Nel corso del convegno il generale Pellegrini presenterà il suo libro Noi, gli uomini di Falcone, la guerra che ci impedirono di vincere, scritto insieme al giornalista Francesco Condolucci, nel quale l'uomo di fiducia del pool antimafia di Palermo racconta le importanti indagini portate a termine contro Cosa Nostra, denunciando coraggiosamente come il vero nemico di quel pool fu un potere politico oscuro che fermò le indagini prima della svolta decisiva. Il libro narra 5 anni di storia della Repubblica e soprattutto narra la storia della lotta che sarà fatta alla mafia siciliana. Nasce dall'esperienza fatta in Sicilia. Io sono stato a Palermo dal gennaio 1981 sino al settembre 1985, un'esperienza eccezionale. Un'esperienza che mi ha visto vicino al giudice Falcone e agli altri magistrati del pool antimafia, un'esperienza che purtroppo ha segnato la vita di tanti uomini che combattevano contro la mafia, che sono stati uccisi solo per il fatto che facevano il loro dovere. I tragici eventi del sisma del centro Italia hanno riportato drammaticamente di attualità la necessità dell'esistenza del piano di protezione civile comunale, che dal 2015 è attivo anche al comune dell'Aquila. Purtroppo abbiamo avuto una pratica attuazione il 24 di agosto. La notte del 24 di agosto, alle ore 4 circa, 4 meno 10, la sala operativa, il COC era aperto, c'erano tutti i responsabili di funzione e abbiamo avuto modo di sperimentare sul pratico la funzionalità di questo piano e non possiamo non dirci soddisfatti perché ha funzionato in maniera molto regolare e sin dalle prime ore le nostre associazioni di volontariato erano già presenti sul campo ad Amatrice e negli altri posti. Nel weekend, intanto, nelle piazze della zona est e della zona ovest del capoluogo si svolgerà l'iniziativa Io non rischio, promossa a livello nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile. Allora, sabato e domenica ci sarà un'iniziativa nazionale che viene promossa direttamente dal Dipartimento. Il Comune dell'Aquila fornisce il suo supporto, ma i veri protagonisti sono i volontari e la cittadinanza. Infatti, la cittadinanza è invitata ad incontrare i nostri volontari in 5 piazze. Le piazze sono Piazza Duomo, dove sarà presente la Gran Sasso Soccorso, la Fontana Luminosa, dove ci saranno i gruppi alpini, all'Aquilone saranno presenti il gruppo della Cives e della VAPC, a Tempera ci sarà il gruppo di Tempera e a Coppito il prologo di Coppito. Questo perché? Perché in questa maniera cercheremo di raggiungere il maggior numero possibile di persone e tutti quanti potranno ricevere indicazioni in merito e buone pratiche di comportamento per il rischio sismico, il rischio alluvione e per il maremoto. Quindi se non si può eliminare completamente il rischio dei territori in cui viviamo, sicuramente sapere in modo corretto come comportarsi e quelle che sono le migliori pratiche da mettere in atto, sicuramente questo facilita e rende più sereno il rapporto tra noi e l'ambiente circostante. L'Aquila Calcio centra la prima vittoria stagionale allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia per 3-1 a spese della sarda Lanusei. Inizio di gara caratterizzato da ostilità in curva con l'esposizione di striscioni di protesta che invitavano la dirigenza a lasciare la società. Una tensione palpabile anche in campo, dove i rossoblù giocavano molto il centrocampo, creando ma non concretizzando, a fronte di un Lanusei meno ricercato nel giocare la sfera, ma più vivace ed aggressivo. Al 21esimo, però, la prima palla gol dà la sveglia ai rossoblù. Dopo una respinta difettosa dell'estremo sardo che atterra anche un compagno, Russo intercetta il rimpallo corto, calcia, ma centra la traversa.
Al 30esimo e poi Minincleri, instancabile per tutta la partita, che calcia ma manca la conclusione solo davanti al portiere. Arriva la prima marcatura dell'Aquila Calcio al 42esimo con Russo. Un gol da manuale, il rossoblu buca la difesa e solo in area gestisce una palla servita da Minincleri, scarta il portiere e gonfia la rete. Nel secondo tempo i rossoblu sono visibilmente più sicuri e decisi, mentre il Lanusei soffre il carattere della riscossa aquilana. Al settimo arriva la seconda rete dei padroni di casa. Russo entra in area a palla al piede, calcia da sinistra un bolide che il portiere non trattiene e la curva esulta la doppietta. Mister Morgia rinforza il centrocampo per salvaguardare il risultato, sostituendo Capitan Lavista con Benci e poi Valenti con Bertocci. Lanusei esprime un gioco più rozzo dell'Aquila e non riesce a superare il centrocampo, sebbene gli attacchi siano continui, fin quando, infatti, al 42esimo, anche gli ospiti colgono di sorpresa i padroni di casa con un tiro da fuori area. Ahmed gonfia la rete di Farroni impotente. Reazione dei padroni di casa, finito il tempo regolamentare, al 46esimo con Minincleri arriva il 3-1. Servito dalla fascia sinistra, parte in avanti da oltre metà campo, Minincleri semina tre avversari e solo davanti al portiere appoggia di piatto sinistro con freddezza chirurgica il gol partita. A fine partita, mister Massimo Morgia sfoga la sua amarezza per la mancanza del presidente in tribuna e per un ambiente ostile e impaziente che non aiuta il suo progetto che sta dando comunque risultati. Non è questo che io volevo una grande unione fra tutti, invece è un continuo rincorrere di tensioni e questo leva tranquillità, serenità. E nessuno, cioè, oggi giocava un 99, un 98, tutto dall'anno scorso dicono che è stato tutto fatto male, non è stato tutto fatto male perché oggi giocavano tre ragazzini dell'anno scorso. La sconfitta qui può essere anche messa in programma, il fatto che i miei giocatori siano un po' giù e siano un po' arrabbiati mi fa anche piacere perché vuol dire che si sono resi conto che forse qualcosina in più potevamo raccogliere. L'Avezzano esce immeritatamente sconfitto dalla trasferta di Nuoro. La squadra sarda si impone con un calcio di rigore nella ripresa. Il risultato punisce oltremisura la squadra di Pino Tortora che incassa il secondo stop consecutivo. Ma se una settimana fa col Muravera la prestazione era stata deludente, questa volta i marsicani si sono ben comportati sul campo di una delle formazioni più attrezzate del girone. Due le novità presentate da Tortora rispetto alla scorsa settimana. Besana e Deramo al posto di De Cinque e Persia. Giornata soleggiata e campo in buone condizioni. L'Avezzano approccia bene alla partita e già nei primi minuti si rende pericoloso con lo schema da piazzato. Sassarini libera Aquino, la cui girata è neutralizzata da Frasca. Aquino ha voglia di trovare la prima rete stagionale e ci prova anche dalla lunga distanza, ma il suo tiro non c'entra lo specchio della porta. L'Anorese fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Lewandowski, che intorno al 17esimo evita il corner su conclusione di Tupponi, smorzata da un compagno. A guastare l'avvio di gara dei marsicani e l'infortunio di Bittaie dopo la mezz'ora, al suo posto Padovani, che si comporterà bene. L'Anorese chiude increscendo la prima frazione. Al 42esimo si fa notare Mendy che conclude con il sinistro, ma Lewandowski si distende e sventa. Nel finale punizione di carta, nel mucchio svetta Go che dà l'illusione ottica del gol. Per lui c'è però l'esterno della rete. Nella ripresa al secondo minuto ancora Aquino si fa notare da piazzato dopo il tocco di Sassarini. Frasca alza in corner. Attivissimo Padovani che va in pressing, recupera palla e dopo lo scambio Leto Aquino si propone per ricevere in profondità, diagonale, di poco a lato. Frasca è nuovamente chiamato in causa dal sinistro da fuori di Leto. Il tecnico nuorese Mariotti cambia, dentro Botti per Mendy, la mossa dà i suoi frutti. Dopo una mischia sbrogliata in uscita da Lewandowski, proprio Botti al 23esimo affronta in dribbling Di Paolo che con eccessiva foga entra in ritardo sull'avversario. Calcio di rigore che dagli 11 metri viene trasformato dall'argentino Ucha Lopez. Tortora gioca allora la carta di Genova. Il finale dell'Avezzano è generoso ma sfortunato. La bordata di Padovani si stampa contro la traversa. Finisce così 1-0, ma Tortora e i suoi ragazzi possono ripartire dalla positiva prestazione in attesa che gli attaccanti si sblocchino, traducendo in gol la mole di gioco.
Buona la seconda per l'Aquila Rugby Club che nella prima trasferta stagionale espugna il Toti Patrignani di Pesaro vincendo nettamente per 57-10. Il 15 neroverde sale così in vetta al girone 4 della fase territoriale di A a punteggio pieno. Qualche problema nei primi minuti di gioco per gli aquilani che sono scesi su un terreno pesante per la pioggia battente della notte. Al quarto d'ora però un varco apre la strada verso la meta a Daniel Gentile. Filippo Di Marco, migliore in campo nella giornata di ieri, c'entra i pali e l'Aquila si porta sul 7-0. Sul finale di tempo è sempre la 18enne apertura aquilana a seglare la seconda meta. Si va negli spogliatoi sullo 0-17. La ripresa si apre con una meta di Marcello Angelini che sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa e, portandosi avanti la palla con il piede, schiaccia tra i pali. Al resto ci pensano i piedi precisi di Di Marco, 6 su 6 dal dischetto, e Gianmarco Cialente, che trasforma da posizione angolata tra gli applausi del pubblico. Nel finale c'è tempo per altre due mete neroverdi, Erbolini e Antonelli, e della seconda marcatura del Pesaro per un punteggio finale di 10-57. Siamo andati a rilento nei primi 20 minuti, ci siamo dovuti poi adattare per imprimere il ritmo. E questo è il commento del direttore tecnico Vincenzo Troiani. Siamo consapevoli della nostra forza e oggi abbiamo mostrato un'ottima organizzazione di linea difensiva che dà fiducia anche nell'osare. Ho visto un bell'approccio mentale. Il prossimo appuntamento è per domenica 16 ottobre, quando allo Stadio Fattori dell'Aquila si giocherà il derby attesissimo, l'Aquila Rugby Club, con Gran Sasso.